Buon pomeriggio e benvenuti a questa puntata di Cosa Succede in città, eccezionalmente condotta da me e non dal direttore Marco Le Fosse. Spero non vi dispiaccia. Oggi parleremo di sport, parleremo di una stella nascente, un astro nascente di quello che è lo sport calabrese e italiano, ma anche una riconferma, perché in realtà ha vinto già tantissime altre, tantissime altre medaglie. Parlo di Giovanni Tocci, che vedo già qui collegato qui con noi. Buon pomeriggio Giovanni e grazie per essere qui con noi. Ciao, Giussi, buon pomeriggio a tutti e grazie a voi per la disponibilità. Per chi non ti conoscesse, ti presento un attimo: sei un atleta della Cosenza Nuoto dell'esercito italiano che hai conquistato lo scorso 2 maggio il pass per le Olimpiadi di Tokyo in coppia con Lorenzo Marsaglia nel eh, trampolino dai tre metri sincronizzato, corretto? Tutto giusto, sì sì. Ok. Innanzitutto, <ride> prima di cominciare, volevo farti i complimenti da parte di tutta la redazione per come sono andati i, eh, gli europei di Budapest, dove sappiamo che hai vinto la medaglia di bronzo nel trampolino da un metro, giusto? Giusto, grazie, grazie mille. Però questa, questa medaglia di bronzo non è l'unica che ha vinto Gio, eh, Giovanni, perdonami, ogni tanto mi confondo con i nomi che ha vinto Giovanni, ma eh, sappiamo che nel 2016 hai vinto agli Europei di Londra l'Argento nel trampolino da un metro, e i mondiali di Budapest nel 2017, il bronzo nel trampolino da un metro e agli europei di, di Gasglove nel 2018 l'Argento, tantissimi altre che non sto qui ad elencare, ma era giusto per far capire alle persone che ci stanno seguendo che sei un atleta multimedagliato, possiamo dire così? <ride> sì, sì, dai, grazie. E dopo questa presentazione generale, partiamo dall'inizio. Come è nata in te questa passione per questo sport e da quant'è che la pratichi? Allora, questa passione in realtà è nata per pura casualità e curiosità. E I miei a quattro anni hanno deciso di iscrivermi in piscina eh, affinché imparassi a nuotare e dopo due anni di nuoto, eh, insomma, facevo le vasche avanti e indietro e ogni volta mi fermavo a bordo vasca per vedere... I ragazzi tuffarsi dalla, dalla piattaforma, dal trampolino e mi sono immediatamente innamorato di questo sport. E ho parlato con i miei genitori. Loro hanno riferito tutto quanto al mio primo allenatore Gaetano Aceti che ringrazio sempre, e poi da lì diciamo che è nata un po' tutta la, la passione per, per questo sport, anche se in realtà eh, già dopo poco eh, volevo ritirarmi perché c'era un tuffo che non, non mi veniva tanto bene, <ride> però poi grazie al supporto dei miei genitori, alla... Anche vicinanza da parte del, del, dell'allenatore, siamo riusciti a superare questo primo ostacolo e poi è stato un, un crescendo e diciamo che è meno male che sei riuscita a superare questo ostacolo perché appunto sei l'orgoglio adesso della Calabria, ma anche dell'Italia e ci rappresenterai <ride> in maniera eccellente. e appunto ci sono alti e bassi nello sport, però per raggiungere degli obiettivi eh, credo ci sia bisogno di un allenamento costante e quindi da qui vorremmo sapere un po' quante ore al giorno dedichi tu all'allenamento effettivamente. Sì, sicuramente eh, c'è tanto sacrificio dietro. Eh, noi tuffatori eh, ci alleniamo due volte al giorno, eh, tre ore, due ore e mezza, tre al mattino e tre ore al pomeriggio poi dipende anche un po' dai, dai periodi nel senso se siamo vicino alle gare riduciamo eh, di qualche ora gli allenamenti e se invece siamo lontani da gare importanti aumentiamo quindi i carichi e ci sono insomma sedute di allenamento in palestra sedute di allenamento eh, a secco eh, quindi ginnastica a corpo libero e però principalmente Ovviamente la eh, seduta di, di tuffi eh, in cui ripetiamo più e più volte un singolo tuffo per cercare appunto di eh, arrivare alla, alla perfezione e eh, quindi bisogna curare ogni singolo particolare. Ok, e, dicevamo prima che il 2 maggio ti sei qualificato per le Olimpiadi di Tokyo, ma eh, quali sono state le tue emozioni in quel momento e quali adesso le tue aspettative per quello che ti aspetterà lì a Tokyo? Beh, è stata sicuramente un'emozione grandissima perché in realtà venivo da, da due infortuni. Uno alla caviglia sinistra e un altro alla, al piede, al quinto dito del piede destro. E quindi dopo quattro mesi di, di stop ricominciare e partire immediatamente con la gara di Coppa del Mondo non è stato assolutamente facile, perché comunque eh, ci giocavamo la qualificazione alle Olimpiadi, che eh, come tutti sappiamo è il sogno di di ogni sportivo però devo dire la verità sono arrivato lì con tanta fiducia con, eh, con tanta voglia di far bene e non ho mai smesso di crederci neanche quando insomma il periodo non era dei migliori e secondo me questo ha portato i suoi frutti ha fatto la differenza e eh. sono sono molto contento del, del risultato ottenuto e poi successivamente siamo partiti per Budapest eh, siamo siamo andati direttamente da Tokyo a Budapest per gli europei e lì c'è stata un'altra bella sorpresa che, come dicevi tu, era la medaglia di bronzo al, dal trampolino di un metro e anche quella grandissima soddisfazione. E se mi posso permettere, ho una curiosità personale: se vuoi, certo. puoi anche non rispondere nel momento, l'attimo prima di tuffarsi, a cosa si pensa? A cosa. Cioè, c'è qualcosa, cioè, sei così concentrato su quello che andrai a fare oppure hai qualche piccola cosa scaramantica? Non lo so. Cosa si pensa il minuto prima di tuffarsi? Allora, eh, di solito ci si concentra tantissimo eh, sui, sui particolari. E, e, e sui movimenti da fare eh, durante il tuffo. Eh, ovviamente è una cosa soggettiva perché io ad esempio penso eh, alla spinta sul trampolino mentre altri tuffatori pensano al, eh, alla rotazione, quindi a, a girare in maniera più, più veloce, quindi diciamo che è una cosa un po' soggettiva, però sicuramente prima eh, del, del tuffo... E si cerca di concentrarsi al massimo su quelli che sono i piccoli particolari, che secondo te e secondo l'allenatore sono quei particolari giusti affinché il tuffo riesca nella maniera migliore. Ok, Ti devo confessare <ride> una cosa. Prima di questa intervista ho sbirciato un attimo il tuo profilo Facebook e ho notato <ride> che ti hai fatto tatuare gli anelli delle Olimpiadi, giusto? Sì, Corretto. Sì, sì, okay. giusto. Quindi eh, penso sia comunque l'apice del successo per un atleta arrivare alle Olimpiadi, sia il sogno di una vita. Quanto è importante per te proprio rappresentare l'Italia a una competizione mondiale così importante e in un momento così particolare? Perché sappiamo tutti che eh, sta imperversando l'emergenza pandemica, quindi magari anche lo sport è uno di quei settori che ha visto ridimensionato un po' il proprio mondo. E in questo momento e eh, questa competizione, cosa significa per te rappresentare l'Italia? Allora, innanzitutto inizio dicendoti che il tatuaggio, insomma, eh, hai visto bene, eh, è lì presente, eh, l'ho fatto subito dopo le Olimpiadi a Rio de Janeiro, eh, quindi questa è la, è la mia seconda partecipazione, però devo dire che l'emozione è, è sempre. Fortissima. E riguardo insomma la, la gara, eh, per me è un grande orgoglio eh, poter rappresentare non solo la nazione, ma anche tutto il nostro territorio, la Calabria, Cosenza, Rende, eh, perché ne abbiamo bisogno, diciamo così, e a volte. Si parla male un po' del, di quello che è il territorio del sud. Eh, notizie positive fanno, fanno sempre bene. E purtroppo la, la situazione che stiamo vivendo tutti eh, non, è, non è delle migliori, ma eh, bisogna insomma, cercare di eh, superare il tutto nella maniera più positiva possibile. E, insomma, mh, farci forza e darci forza a vicenda. Ok, quindi è un messaggio di speranza anche quello che certo. hai lanciato. Anche perché mi ha colpito tantissimo il fatto che all'inizio tu, dopo un ostacolo, volevi fermarti e hai avuto accanto le persone giuste al momento giusto che hanno saputo spronarti. Quindi, se non lo so, per concludere, se vuoi lanciare un messaggio per spronare chi vorrebbe fare il tuo stesso percorso, o magari chi vuole intraprendere uh, sempre un percorso atletico, però in un altro. Sport, se c'è un consiglio che vuoi dare, così per uh, chiudere questa intervista. <ride> Certo, io il consiglio che do solitamente è quello di eh, fare sempre ciò che, che ci piace fare e continuare a farlo sempre divertendosi, perché secondo me il divertimento è alla base, cercare sempre eh, quei punti positivi e quelle emozioni eh, che ci stimolano ad andare avanti. Ovviamente eh, la vita da sportivo è una vita di, fatta di sacrifici, perché... Eh, ricordo io da, da bambino eh, il sabato e a volte anche la domenica mattina mi allenavo, vedevo i miei compagni uscire il sabato sera stare tutti insieme, io invece Ero, ero a casa, eh, quindi, questo insomma anche, sono anche dei piccoli sacrifici, però sono se fatti insomma con, eh, con dedizione, con impegno e tutto portano sicuramente dei risultati importanti e regalano emozioni che secondo me soltanto lo sport riesce a dare. Quindi, il mio consiglio è proprio quello di sacrificarsi, di farlo con impegno e con divertimento. Perfetto. Noi ti ringraziamo nuovamente per aver accettato il nostro invito e ti auguriamo, appunto, un in bocca al lupo. Si può dire sì, credo certo, di sì. Spero. sì, sì, okay. sì certo. <ride> un in bocca al lupo per Tokyo e speriamo di, di averti qui con noi per le prossime occasioni per chiacchierare ancora insieme. Lo spero tanto anch'io. Lunghissima vita al lupo e grazie mille per l'intervista. Ok, Ciao, una buona serata. Ciao, buona serata anche a voi. Ciao. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi in questa piccola parentesi sportiva e vi do appuntamento a domani, giovedì, alle 17.30, sempre qui sulla pagina Facebook dell'Eco dello Ionio, per parlare invece di salute. Una buona serata a tutti.